All'alba delle origini, che cosa avete scoperto? Allora, abbiamo scoperto, in realtà tutto viene da un'intuizione di questo signore a fianco a me, abbiamo scoperto che Enea fondamentalmente sbarca veramente nel nostro territorio e sbarca a Dragona, la zona di Dragona-Dragoncello. Tutto nasce da una cartina di metà 800 che è arrivata nelle mani di Piero Labbadia con un toponimo, Troia, che ricorda chiaramente l'antica città distrutta durante la guerra dell'Iliade. Ecco, da lì nasce tutto questo, da lì tutta una serie di studi filologici, storici, archeologici ci portano a una conclusione incredibilmente sorprendente, che Roma fa sbarcare il suo eroe fondatore proprio dalle nostre parti. Più recentemente gli archeologi hanno individuato invece la foce di uno dei tanti canali che sbocca nella zona di Ardea, uno dei villaggi possibili dove possa aver approdato Enea. È una ipotesi verosimile? Io leggo Virgilio e l'Eneide, quindi lui è ben chiaro, Enea è sbarcato sul Tevere e quindi chi vedrà questa conferenza potrà mettere in discussione un'altra volta tutto, senza togliere che il luogo dove c'è l'Eron di Enea così abbia un suo significato storico, mitologico, senza rinnegare quello che già gli archeologi dicono. Noi integriamo, non rinneghiamo. Quindi nella nascita di Roma c'è un po' di Ostia? Ma c'è assolutamente Ostia, e c'è Ostia perché Augusto ha voluto che ci fosse Ostia con tutte le sue forze, perché il dio Tiberino, che è stato la vera e propria guida nel percorso di Enea per fondare la città nuova, quindi alla fine Roma in realtà nasce tutto quanto vicino alla foce del fiume, assolutamente. E questa serata offre un nuovo scenario. Ostia come risponderà secondo voi? Ostia ha risposto benissimo, in un giorno e mezzo sono andati via 160 posti, abbiamo veramente la sala piena, la sala Riario, un luogo incantevole, e devo dire tante richieste a cui non abbiamo potuto dar risposta, sicuramente replicheremo.